Anche Lodi si farà memoria di Pierpaolo Pasolini. Lo hanno confermato al caffè letterario di Via Fanfulla gli organizzatori della serie di eventi predisposti in occasione dei 100 anni dalla nascita del poliedrico provocatore culturale. La bellezza imperfetta, questo è lo slogan scelto da Mario Quadraroli e da Mario Diegoli per raccogliere la presentazione di libri, esposizioni di opere d'arte, proiezioni di film e azioni poetiche dedicate a Pasolini. Si inizia sabato 5 novembre alle 18 con la presentazione al caffè letterario del libro dal titolo Pierpaolo Pasolini, L'ossimoro vivente di Donato di Pace. Si passa poi il venerdì successivo, sempre al caffè letterario, alla mostra artistica che proseguirà fino ai primi di dicembre con le opere di 27 artisti locali. Spazio quindi al Cinema Fanfulla di Viale Pavia per la proiezione di due pellicole del Pasolini regista, Il Vangelo secondo Matteo, mercoledì 16 novembre alle 21 e Uccellacci Uccellini, lunedì 21, sempre alle 21. La conclusione della rassegna è affidata alla poesia giovedì 24 novembre alle 18:30 al Caffè Letterario. Il gruppo Verba Volant proporrà azioni poetiche all'insegna della disperata vitalità dell'eclettico Pierpaolo Pasolini.